Passata la mezzanotte, i briganti videro da lontano che in casa non c'era più luce e tutto pareva calmo. Allora il capo disse: «Non avremmo dovuto farci prendere dal panico!» e mandò avanti uno ad esplorare. Quello che avevano mandato trovò silenzio e pace. Andò in cucina e voleva bere. E poiché aveva scambiato gli occhi del gatto per due braccia accese, vi accostò un fiammifero perché prendesse fuoco. Ma al gatto non piacque lo scherzo e gli saltò in faccia, soffiando e graffiando. Allora quello si spaventò terribilmente, fuggì e cercò di raggiungere la porta di dietro. Ma il cane, che era sdraiato proprio là, saltò su e lo morse ad una gamba. E quando passò davanti all'etamaio, fuori nel cortile, l'asino gli mollò un bel calcio con le zampe di dietro. E il gallo, che si era svegliato a tutto quel baccano, dalla sua trave strillò il suo: «Ah,